agli allievi, se possiamo così dire, fieramente del professore, tassativamente in ordine alfabetico. Giuseppe Lavitola, geriatra, lavoro presso l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, dove coordino le attività sociosanitarie del distretto di Cosenza e sono responsabile dell'unità operativa tutela anziani e disabili della stessa ASP. E sono Pietro Garevi, sono geriatra dell'ASP di Catanzaro, quindi lavoro sul territorio, e, tra l'altro in un ambulatorio di disturbi cognitivi di Catanzaro Lido. Allora, io sono Maurizio Berardelli, sono geriatra presso l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza e svolgo anche l'attività di ricerca come geriatra per l'Università della Calabria insieme al professore Passarino, che è il professore di genetica della longevità. Claudio Iorio, sono medico, sono dirigente medico primo livello presso l'unità operativa di geriatria all'ospedale Annunziata di Cosenza. Mi manca tanto perché mi ha dato tanto sia dal punto di vista professionale che anche dal punto di vista umano. Due battute sul professor Mattace, lei ha avuto modo di conoscerlo personalmente, quindi ecco, che persona era? Beh, noi abbiamo avuto il privilegio di conoscere il professore Mattace perché siamo stati i primi specializzandi, poi diventati specialisti. Oggi, lo dicevo prima, abbiamo necessità di ricordarlo come uomo e come scienziato. Il professore Mattace è stato un maestro per il sottoscritto, ma anche per tutti coloro che si sono formati con lui. La geriatria è partita con lui. Ci sono milioni di battute e milioni di parole che si possono spendere a favore del professore. Quello che ci ha insegnato direi che è tutto, perché noi ci ritroviamo i suoi insegnamenti sia da un punto di vista lavorativo e quindi clinico e sia da un punto di vista umano. Il professore ci ha donato tutti i suoi insegnamenti, sia, dicevo, dal punto di vista umano che dal punto di vista professionale, l'amore e la passione per lo studio e anche per l'approccio al paziente anziano. Parole per descrivere tuo padre. Sì. Beh, mio padre, come tutti l'hanno conosciuto, era una persona di cuore e che si faceva ben volere bene da tutti e insomma dava il cuore per la sua terra. È voluto tornare in Calabria per dare il meglio di sé per la sua terra e penso che tutti lo ricordano in questo modo, con grande affetto, così come noi, e siamo tutti contenti che queste persone siano venute oggi a ricordare la sua memoria e a farci compagnia per questo bel evento. Io sono Federica, una delle due gemelle. Allora, io sono la professoressa Mariangela Baserga, ho sposato mio marito dopo il percorso di studi in medicina, quando lui era già assistente volontario alla clinica medica di Bologna, e nell'86, dopo aver avuto 5 meravigliose figlie che mio marito chiamava le mie 5 stelle, ci siamo trasferiti all'Università Magna Grecia di Catanzaro perché lui era di origine calabrese e io amo la Calabria a tutto raggio. Il mio percorso formativo si è concluso in Calabria come anche direttore della clinica pediatrica, della scuola di specializzazione di pediatria. Rimasta vedova 15 anni fa, siccome per me è stata una scelta ecologica di vita, ho continuato a lavorare, a rimanere qui, e quest'anno facciamo il terzo memorial in ricordo di mio marito, dove parleranno parte dei suoi allievi che hanno raggiunto, grazie ai suoi insegnamenti, agli stimoli e agli input scientifici che lui ha cercato costantemente di instillare in loro, sono arrivati tutti a posizioni manageriali o al top della loro carriera. Che idea si è fatta del professore Mattace?
Guardi, io il professore Mattaggio non l'ho conosciuto personalmente, devo dire il vero. Quando sono arrivato ad operare nella parrocchia lì dove il vescovo mi ha mandato di Pentone, ho imparato a conoscere questa figura attraverso la testimonianza della gente. Una persona non solo professionalmente preparata, ma anche come dire, molto affabile, una persona molto vicina. E questa è una dimensione molto particolare, perché non me ne voglia il mondo accademico, ma non sempre si incontrano delle persone che in maniera così direttamente proporzionale alla loro cultura professionale corrisponde anche a una cultura umana, un rapporto umano così importante. Per gli anziani questo invece è molto importante, perché ecco, viene a rispondere anche a quel bisogno di rompere la solitudine che l'anziano ha, quindi una parola di conforto, una carezza, lo stare vicino è sicuramente qualcosa che ha reso questo dottore particolarmente gradito. Quanto è importante per te questa giornata oggi? È molto importante perché in effetti dopo 15 anni ancora sentiamo la vicinanza di quelli che sono stati i suoi allievi, che ancora oggi lo chiamano maestro, e perché tanta gente ce lo ricorda giornalmente, quindi è più per loro e per mantenere vivo il ricordo che abbiamo organizzato questa giornata, che parte dal ricordo del mio papà per poi spaziare sulla figura e l'importanza dell'anziano. Due parole per ricordare tuo padre, che persona era? È decisamente incolmabile la sua assenza, una persona ai miei occhi da figlia tenera, anche se secondo alcuni era molto autoritario, secondo le altre sorelle è spassoso, direi un pozzo di affetto e di scienza e di divertimento. Cosa le manca di suo marito? Guardi, mi manca il conforto della sua presenza. Quando penso che magari se c'è una difficoltà, io ero sicura che lui mi avrebbe difeso. Ecco, questo senso di mancanza di una protezione psicologica. Però in realtà, se io devo dire, ogni tanto gli dico spostati, mi stai soffiando sul collo, perché ho proprio l'impressione che lui, adesso che fisicamente non c'è più, sia ancora più presente vicino a noi. Perché questa giornata? Questa giornata perché ogni 5 anni riteniamo utile, doveroso e piacevole rivedere gli amici, controllare i progressi della geriatria, e facciamo un memorial per ricordare mio marito e anche per spiegare alle persone chi era e cosa ha contribuito a realizzare in campo geriatrico in Calabria. Ogni 5 anni facciamo anche un concorso letterario con un premio che di solito è un computer tra i bambini delle scuole elementari e medie nelle 2 pregresse edizioni, e quest'anno con i ragazzi del liceo. Quest'anno saranno i ragazzi del liceo scientifico e del liceo classico di Catanzaro, e alla fine del convegno premieremo il vincitore, che ha fatto un tema veramente toccante. Essere, come dire, rispettoso della sua età, anche Giuditta, e soprattutto voi vi ringrazio per essere presenti a nome di tutta la mia comunità. Grazie. Grazie signore. Faccio i ringraziamenti prima della fine, perché poi magari qualcuno di voi andrà via. Davvero un sentito ringraziamento al mio collega Luciano Cosimo, che mi ha aiutato nella promozione dell'evento, a Matteo di Pentone, che c'è, a Nicola Tarantino, che ci hanno aiutato ad allestire la sala, e poi alle TV, i giornali, che è bastato davvero dirgli che commemoravamo una persona che aveva studiato e amato gli anziani, e sono giunti davvero numerosissimi, e quindi grazie, me li sono segnati perché organizzo eventi da anni ma mai così numerosi. E allora grazie a Catanzaro Informa e Soveratiamo, Catanzaro Web, City One, e il quotidiano della Calabria e la Gazzetta, Radio Catanzaro Centro, Calabria Magnifica Online, Move On e Telenorba. E grazie per la vostra presenza, perché in fondo il mio papà era conosciuto qua nella nostra comunità ma anche fuori, ha curato pazienti davvero dovunque, quindi se non foste per voi magari la figura dell'anziano, che è così importante e che noi vogliamo promuovere e ricordare, non arriverebbe così lontano.